ciao amici, mi chiamo William Bruno. Oggi con me c'è Alina e anche Giastima. E ragazzi, oggi sarà uno dei video più leggendari, perché oggi faremo uno scherzo. E non a uno qualunque. Due maniaci. Due in una volta, riuscite a immaginarlo? E stiamo parlando di Jeff the Killer e Happy Death Day. E stasera gli faremo uno scherzo di quelli belli. Abbiamo trovato uno scherzo così interessante su internet, ma ci servono solo i loro numeri. A proposito, li abbiamo? Ho qui il numero di Happy Death Day. Bruno, non avevi il numero di Jeff tu? Sì, ho il numero di Jeff l'assassino. E lo scopo dello scherzo è questo. Dima te lo dirà adesso. Abbiamo escogitato una cosa davvero fantastica. Chiameremo Jeff the Killer and Happy Death Day. Metteremo i telefoni uno di fronte all'altro in modo che possano parlare. Ognuno di loro penserà di non essere quello che sta chiamando. E beh, vedremo il dialogo di cosa parleranno. Forse litigheranno, faranno amicizia, si scuseranno e smetteranno di essere così cattivi, forse. Penso che non dovremmo più procrastinare e fare un tentativo. Sarà davvero bello. Ragazzi, questo è un esperimento molto interessante. È più o meno a livello del Mamix, solo più serio ancora. Ok, adesso li chiamiamo. Vediamo che cosa possiamo fare. Pronto a chiamare? Dobbiamo chiamarli contemporaneamente, quindi... Hop. Fatto. Ragazzi, adesso sto chiamando a Jeff l'assassino. E io chiamo Happy Death Day. Jeff ha risposto al telefono. Happy Death Day anche ha risposto. Allora dammi qui. Lo scherzo sta per iniziare. Perché mi hai chiamato? Mi hai chiamato tu. Mi hai chiamato tu. No, sei tu che hai chiamato me. Non dirmi chi ha chiamato. Io so chi ha chiamato chi. Di cosa diavolo stai parlando? Di cosa diavolo stai parlando? Mi hai chiamato tu. Basta, tu non sai cosa sta succedendo. Sei tu che non stai capendo che sta succedendo. Cosa hai detto? Quello che hai sentito. Io sono intelligente e tu no. Io sono intelligente. E un'altra cosa, io sono un vero assassino. Tu sei un falso assassino. Non sei un vero assassino, hai capelli da femmina. Cosa hai detto dei miei capelli? Hai capelli da femmina. Ti distruggerò. Possiamo incontrarci? Facciamolo subito. Proprio qui. Proprio qui. Va bene, dove sei? Sono qui. Sono laggiù. Bene. Chi va da chi? Vieni da me. No, io non ci vengo. Tu vieni qui. Sono qui io. E io sono laggiù. Sei fuori di testa? Io ti troverò. Capirò dove sei e verrò nello stesso posto in cui sei tu. Io sono allo stesso tempo impressionato da quello che è successo e un po' preoccupato, ragazzi, perché il nostro scherzo ha funzionato, ma è stato un po' fuori luogo. E verranno qui nel nostro studio per regolare i conti tra di loro. E noi ci nasconderemo da qualche parte e staremo a guardare senza farci vedere, giusto? No, abbiamo la grande opportunità di fare uno scherzo a entrambi. Faremo lo scherzo a entrambi qui in studio. Guarda, è una buona idea. Inoltre, dopo avergli fatto un bello scherzo, mi piacerebbe svelare la loro identità. Io vorrei togliere la maschera di Happy Death Day. Ragazzi, facciamo qualche nuovo scherzo. Ascolta Lina, sono già preoccupato che non arrivino. È già passato troppo tempo. Sei sicuro che ci troveranno? Beh, credo che abbiano visto dove eravamo durante la telefonata. Avrebbero dovuto capire dove stavano andando. Dov'è Dima? Ragazzi, sono qui. Ho costruito un nascondiglio qui per nasconderci. Ho costruito un nascondiglio qui per ripararci nel caso in cui arrivassero davvero. Sei come sempre, Dima. Hai messo delle barricate qui. Potevi nascondersi dietro le scatole. Beh, credo che così sarebbe più sicuro. Senti, beh, per quanto tu sia un vigliacco, devo dire che a volte questa vigliaccheria salva delle vite. È un modo coraggio di essere coraggioso. Ascolta, te la sei inventata proprio giusta. Cavolo, non sono ancora arrivato. Allora forse non vengono. Dove sei? È Jeff, dopotutto è venuto. Il vero Jeff. Wow. Cacchina, dov'è Happy Death Day allora? E se non viene affatto, che cosa facciamo? Ci incontriamo, stupido Jeff. Beh, ripeti quello che hai appena detto e scusati altrimenti. Ascolta, credo che Jeff stia facendo sul serio. L'ha fatta vedere così, significa che è finita. Sì? Non fai nemmeno paura, hai visto i tuoi capelli? Sono capelli da femmina. Ha davvero i capelli da donna. Beh, devo dire che sicuramente non ha il taglio più mascolino che esista. Si stanno credendo. Ma fa comunque paura. Guarda, stanno cagando. Cosa hai detto dei miei capelli? Hai la faccia di un bambino, sei brutto. Ti sei visto? Sono brutto? Sì. Sai quante persone ho ucciso? Quante? Un
sacco, milioni di trilioni di migliaia. Certo, non sai nemmeno contare. Sono molto bravo con i numeri. Ah, sì, ma che dici? Non sei affatto spaventoso. Conta quante volte ti colpirò adesso. Vieni, vieni qui, ora balleremo. Stanno litigando, sta iniziando a litigare proprio ora. Io non pensavo che il nostro scherzo sarebbe sfociato in una rissa. Penso che Jeff l'assassino vincerà. E io invece penso che lui abbia meno possibilità, perché ha dei capelli davvero capelli da donna. Questo è Happy Death Day, oh! Ha una mazza più grande, una mazza molto più grande. Ha la faccia di un bambino, ha meno cervello di un pollo, ragazzi. Chi pensate, chi vincerà? Jeff l'assassino o il bambino di Happy Death Day? Certo che vince Happy Death Day, perché Jeff, sì, è lui. Beh, non lo so, ma penso che sia un po' stupido. Ragazze, potete scrivere nei commenti chi vincerà, Jeff o Happy Death Day. Io dico Happy Death Day. Hanno iniziato a litigare, guardate! Oh, oh. Adesso piangerai, piccolino. Almeno puoi giustificare la tua faccia alla bambina. Oh, cavolo, Jeff è in vantaggio. Una capriola! Diamine, quando è che finirà? Ci stanno dando dentro di brutto! Forza, Jeff, colpisci con quel pugno! No, 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 Jeff, no! Happy Death Day, dai, no! Più forte! Con la testa, con la testa! Forza, forza, battilo! Picchia, picchia, Jeff! Oh mio Dio, ragazzi, sta per cominciare una grande battaglia. Vedi, te l'avevo detto che io ero più forte. Sono il killer più pericoloso. Adesso io ti leggo, sì. Dov'è la corda? Dov'è? Ok, dov'è? Pensi che Jeff ci abbia visti qui sotto? Non lo so, ma meglio non uscire da qui. Io me ne starei seduto qui per almeno il resto della giornata. Ma che seduto? Gli scherzi sono appena iniziati. Dovremmo aspettare che se ne vada da qui. Come facciamo a saperlo? Fatemi vedere. Si vede, sì. Sì, dai, dai un'occhiata. Ragazzi, sta scappando. Se n'è andato? No, non ancora. Se n'è andato. Svegliati, su, su. Se n'è andato. C'è ancora Happy Death Day. Ehi, salta. Stai sotto. Si è svegliato. Dannato Jeff. Lo prenderò! Che cos'è quello? La storia del blog? Oh, me la prenderò con loro! Bruno! Oh cavolo, credo che abbia capito che è il nostro studio! E io volevo fare il mio primo scherzo a lui, mentre lui era sdraiato lì, non ha funzionato! Sì, ti avevo detto di non farlo, di nuovo! Comunque ragazzi, ora questi maniaci sono scappati ed è ora di... Che c'è stavolta? Preparare un nuovo scherzo! Ok ragazzi, questo sarà uno scherzo un po' spaventoso, ma credo adatto alla situazione, perché le persone a cui facciamo gli scherzi si meritano gli scherzi spaventosi. Beh, qual è lo scherzo? Perché hai bisogno baloncino? Ora ti spiego tutto, Alina. In pratica, voglio che chiunque entri qui venga catturato dall'esplosione del palloncino. Prima gli facciamo uno scherzo. Jeff. Sì, esatto, Jeff l'assassino. Oh, guardate come sarà il nostro scherzo. Quando Jeff aprirà coraggiosamente le porte, allora dall'altra parte ci sarà un palloncino e un pulsante. Dima, prendi il pulsante. Ecco, questo è il pulsante che lo metteremo proprio qui sulla porta. Jeff, quando lo aprirà, dovrà solo infilare il pulsante nel palloncino e questo esploderà. E ci sarà un'esplosione. Incolla il pulsante, Dima. Ora, preso, fatto. Il pulsante è pronto, non resta che attaccare il palloncino. Ecco fatto, e Jeff sarà oggetto di uno scherzo. Dobbiamo solo attaccare il palloncino nel punto giusto. Ragazzi, siamo nei guai, siamo nei grossi guai. Che c'è stavolta? Ancora tu? Sono di nuovo i militari, ragazzi. È materiale impenetrabile, sotto forma di un pulsante rosso di iscrizione. Stai scherzando? Oh. Io te l'avevo detto. Compagni, sentite questo acciaio! Nessun pulsante può penetrare questa palla! E questo significa lo scherzo non funzionerà se rimane così! Questo perché è rossa! Ecco perché!
Ho sentito dire che chi riesce a rompere questo acciaio, questa sostanza più potente dell'universo, sai come fare? Beh, riesci a premere il pulsante rosso, diventerà grigio e il materiale cambierà proprio. Alcuni spettatori sotto il video, e quello che stanno guardando adesso è proprio sotto questo. C'è un pulsante rosso, iscriviti proprio qui, e se ci cliccano sopra, allora la leggenda dice che possono trasformare il palloncino in grigio. E quello grigio esploderà, ed è quello che ci serve. Quindi ragazzi, se avete un pulsante rosso, iscriviti sotto il video. Dovete cliccarlo subito, farlo diventare grigio, e poi il nostro scherzo funzionerà. Forza, aiutateci a fare uno scherzo a Jeff. Per favore, sbrigate, altrimenti Jeff arriverà presto e non avremo il tempo di rendere grigio questo palloncino. Guarda, sei veramente splendido, sei un grande. Io e te siamo una grandissima squadra. Senza di te, non lo so, il video di oggi non ci sarebbe stato. Avete sentito, ragazzi? È solo un palloncino. È solo un palloncino, grande. Dobbiamo attaccarlo più o meno a questo livello. Ok, io chiudo le porte così Jeff non ci sente. Speriamo di avere più tempo perché abbiamo molta corda in studio. Adesso ne troverà un po' e poi tornerà qui. Ascolta, William, sbrigati per favore. Fatto, nascondiamoci. Ok ragazzi, tutti siamo imboscati, aspettiamo Jeff. Anch'io stesso mi sono spaventato. Che cos'è? Questo deve essere lo scherzo dell'Happy Death Day. Mi ha preso in giro. Pensa che sia uno scherzo da parte di Happy Death Day. Oh, questa è la sua sfortuna. Oh cavolo, ora lo distruggerà di sicuro. Beh, almeno Jeff non ha idea di chi lo stia prendendo in giro. Beh, va bene così, posso vincere anche questa volta. Ah, dove sei? Penso che sei andato. Sì, è così, vero? È stata una sua idea, io l'ho buttata lì. Mentre Jeff è via, è il momento di un nuovo scherzo. Che ne pensi? Cosa ti è venuto in mente questa volta? Adesso ti spiego. Beh, guardate, abbiamo creato la parola scemo con i bicchieri per provocare uno dei due maniaci. Chiunque uscirà da lì cadrà in questo scherzo. E ora vi spiego la parte tecnica. Alina! Ragazzi, è molto semplice. Mettiamo la parola scemo sul tavolo sotto forma di questi bicchieri. Dopodiché capovolgiamo il bicchiere, versiamo un po' d'acqua e, dato che i bicchieri qui hanno lo scotch, per fissare i bicchieri alla tovaglia. Così quando qualcuno prende un bicchiere e cerca di bere, l'intera tovaglia li si rovescia addosso insieme all'acqua. Forse non vorrà bere, probabilmente si arrabbierà quando vedrà quel cartello. Spero che lo veda, perché sì, vabbè, c'è la scritta ed è interessante. Meglio che non sia Jeff, perché non sa leggere. Potrebbe essere un problema. Io ho portato l'acqua, ho fatto il massimo. Sono andato nella stanza accanto, ho portato l'intera tanica d'acqua quasi piena. Ora la versiamo e il gioco è fatto. Lo scherzo è pronto e basta. Basta. Via. Allora, così. Vai, non fermarti. Ma dai, sembra che tu stia versando la Coca-Cola alla festa di compleanno. Così, versa, versa, tutti, sì. Tutti ne hanno abbastanza. Ecco ragazzi, ora c'è un poco d'acqua in ogni tazza. A proposito, ce n'è ancora un po', è rimasta. Ho notato una cosa, a proposito, vieni da questo lato. Ora prendo il bicchiere che non abbiamo attaccato. Guardate la tovaglia, ho appena notato. Oh, guarda un po', guarda un po'. Guarda, ci sto versando l'acqua. Ehi, 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 sta uscendo, sta uscendo. È asciutta, è davvero asciutta. Ma l'importante è che il maniaco rimanga bagnato e che dall'acqua non esca asciutto. Bene. I ragazzi sono già nascosti sotto il tavolo. Io aspetterò qui e filmerò tutto. E io e Dima abbiamo i posti in prima fila. Si preannuncia un bello spettacolo. L'importante è aspettare che qualcuno esca da lì. E non ci vedrà qui, non esiste completamente. Sembra che stia già arrivando. Sento anch'io dei rumori. Alina, l'importante è filmare tutto, filma tutto. Dove sono quei dannati blogger, eh? Oh, lo so Jeff, sei tu. E sai che cosa? Fai schifo! Incredibile! Almeno è vivo lì sotto! Ehi ragazzi! Ragazzi! Ha perso coscienza! Ora, ora, forza, forza! Prendete delle corde! Lo legheremo e gli toglieremo finalmente la maschera di Happy Death Day! È fatta! Ora, questo maniaco non va più da nessuna parte! Ma dobbiamo nasconderlo! Non so se qualcuno verrà a trovarci! Se il maniaco lo vede, si accenderà!
Alina dice che c'è ancora Jeff l'assassino nello studio. Dima, andiamo, tu tieni d'occhio questo maniaco in modo che non scappi. E io e Alina cercheremo di prendere Jeff. Nascondiamole! Dai, 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 Alina, questa è una buona idea. Fantastico, ora dobbiamo escogitare un piano per catturare Jeff. Ma con uno scherzo, sai, uno scherzo di qualche tipo. Dima, stai bene? Sì, sì, io sono qui, faccio la guardia. Voi occupatevi di Jeff e occupatevi di lui da soli. Non voglio vedere Jeff completamente. Hai paura di Jeff? Beh, non ho paura di lui, ma non è inquietante, non voglio vederlo. Ma Dima è proprio, un combattente di natura. Per questo ha deciso di fare la guardia ora. Una guardia davvero severa. Quindi in questo momento sta facendo la guardia. Ok, io dobbiamo prendere Jeff, Alina. Aspetta, è di guardia. Will Bruno racconterà tutto lo scherzo. Ragazzi, guardate. Non è un caso che noi abbiamo un drone. Quindi lo useremo per fare uno scherzo a Jeff. Il fatto è che Jeff è arrabbiato al massimo in questo momento. Con tutti quanti è arrabbiato. Per questo è molto pericoloso avvicinarsi a lui. E non sa nemmeno che in realtà siamo noi che lo prendiamo in giro, no? E non Happy Dead Day. E se lo scopre, siamo morti. Quindi preferisco che il drone vada in prima linea. Qui. Ora useremo questo drone per lanciare un regalo a Jeff. E spero che lo accetti. E finché sia più interessante, vi posso dire che qui c'è una sorpresa anche per voi. Qui se è qualcosa, c'è il prossimo scherzo. Che cos'è? Perché c'è acqua dappertutto? Cos'è successo qui? Jeff è già qui, è ora di lanciare il drone. Via, 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 vai, vado, forza, amico! Vai allo scherzo! Vola! Che cos'è? Una zanzara enorme che ronza! Che cos'è? È per me? È un regalo? Jeff adora i regali! Allora, forse è dentro! Diamo un'occhiata! È freddo! Zanzara ronzante! Beh, aspetta un attimo! Ti faccio vedere io come si maltratta Jeff! La pagherai per le tue bravate! Ecco qui, così ho chiuso Jeff qui dentro finché non decidiamo cosa fare di lui! Cosa? Mi hanno chiuso dentro? Mi hanno ingannato! Apri! Ti prendo! Aprite! Aprite! Ragazzi, non abbiamo più ostacoli! È finalmente arrivato il momento di scoprire chi c'è sotto la maschera di Happy Death Day! Chi sarà il primo a togliergli la maschera? Sì, non lo so, è sicuro, vero? Non si muove, Alina? No, fallo tu! Perché è tu, canara? Senti, hai ragione! Per questo forse è meglio occuparsi delle cose più importanti, in modo che sia di qualità! Ok! Ok, chi pensate che possa nascondersi sotto questa maschera? Siete pronti? Sulla maschera! Non ci credo! È lui! Com'è possibile? Pashka Shiryaev! Ehi! Ehi! Pashka! Pashka, svegliati! Che sta succedendo? Perché sono legato? Che cosa è questo? E adesso ce lo spieghi tu! Perché ti nascondevi sotto questa maschera e facevi tutte queste cose oscene? Quali cose? Non so cosa vuoi dire, Bruno! Siamo scappati da questo Happy Death Day per tanti filmati e adesso si scopre che tu ti nascondevi sotto questa maschera! Ma che senso? Non so proprio cosa ci faccio qui! Ti dico solo quello che mi ricordo che è successo recentemente! Stavo per andare dai miei genitori, ecco, in un'altra città, in macchina, poi sono salito in macchina e boom! Ed ecco che sono legato e Dima è lì con una mazza in mano! Non puoi colpirmi, per favore, non hai idea di chi sia quel bambino! Non ho mai fatto niente con lui! Io non so nemmeno chi sia lui! Vuoi dire che non sai che cosa sta succedendo? Non capisco nulla! Penso che il vero maniaco di Happy Death Day abbia rubato Pasha! Gli abbia messo questa maschera e la maschera stessa abbia fatto fare a Pasha tutto questo! Penso che Pasha non sia colpevole, dovrebbe essere bravo! Non sono d'accordo! Pasha ha fatto ogni sorta di cose brutte in passato, vero Pasha? Lui ha rubato e lui ha un sacco di storie con la legge! E allora cosa dobbiamo fare? Tutte le persone
persone possono cambiare. Sono sicuro che Pashka non è più lo stesso di una volta. Pashka è una grande persona, ma questa situazione mi confonde davvero. Ma forse Dima ha ragione, che è stata la maschera a renderlo mostro. E non avvicinarsi troppo! Cosa ne pensi? Dipende dalla maschera o dipende da Pasha stesso? E Pasha! Lì ne abbiamo giocato molto a Minecraft, abbiamo rubato e ci frequentavamo spesso. Esatto, si aggaggiavamo! Quindi giocavate insieme a Minecraft e hai nascosto per tutto il tempo che eri sotto l'influenza di questa maschera. Sì, allora non era sotto effetto della maschera, non lo so ragazzi, perché lasciamo andare a casa, per favore, ho molta paura. Ragazzi, non lo so nemmeno io che cosa stia succedendo. L'unica spiegazione che posso darvi in questo momento è che il modo migliore per divertirsi e guardare questo video, perché l'unico motivo per cui carichiamo i video è per divertirci. Dopo aver visto questo video, naturalmente dovete continuare a guardare il canale di Bruno. Ecco, questo video, cliccate qui, lo avete fatto? Bellissimo, bang!